l'associazione per mantenerci, per mantenere le spese di gestione. L'associazione Ciclonauti si trova qui alle spalle a Via Baccina, quindi se avete qualsiasi problema meccanico, anche le stesse biciclette che prendete fanno strani rumori, veniteci a trovare. Che dire, grazie di essere venuti, iniziamo subito. Allora, il tetto massimo della bici è 40 euro, partiamo da 10. Allora, succede che se due persone arrivano allo stesso prezzo, in qualche modo si gioca. La tagliamo in due, anche in tre, diverso. Pari e dispari, Mora Cinese, Nascondino e Chiapparella. Quindi possiamo iniziare. Se c'è qualcuno che offre 10 euro, basta, diciamo, tutta d'alzata di mano. Dai la piccia. Va bene, allora partiamo subito con 10 euro la signora. Nome? Anna. Francesco, Anna, che fai? Dammi su min. No, vabbè, ormai sì, ti ho fatto prima. Ma volevo fare che ciao. Allora, pure lo 25. Quello al 10 euro non fa una bicicletta. Qual è? Quello lì è pure carino. 25 e uno. Ma dov'è? Tu l'hai visto. 35, 30, prende la benzina, 31, 32. 32, ecco, cioè, il rilancio è... Volevo cercare un punto di vedere. 32 e 25. Quindi 32... Vediamo centesimi. Ma guarda, sono importanti i centesimi, eh. Quindi 32, 1... 35. Battagliero, battagliero. La vuole? Allora, 35, 1... 35 e 50 37 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
è arrivato a 40, attenzione, c'è qualcun altro che offre 40, la si gioca così, pare disparo, nessuno a 40, nessuno a 40, no, ce la giochiamo, pare disparo, pare disparo. È più un senso ludico che economico, quindi la diamo a 40, Bruno. Sei d'accordo? Il pubblico è d'accordo? Dalla 40? Dalla. 140, andiamo a 40. Dalla 40, quindi puoi girare il biglietto e darla, eh? Ma per Anna sicuramente però troveremo qualcosa, quindi non rimarrai a piedi, Anna. A costo di darti la mia De Rosa. È la prima bici che diamo, quindi l'altra è ufficialmente iniziata, eh? Attenzione, vi ricordo che c'è alla riffa. Sì. Prima Firenze, la foto del prima Firenze. La foto della prima Firenze dell'altra. Allora, i biglietti della Rippa sono qui, quindi chi vuole prendere una bellissima bici da corsa, abbiamo la...